Tutto quanto stamattina più in fretta del solito e sono perso un po' di tempo perché non mi piaceva come mi ero vestita, mi sono riguardata 800 miliardi di volte e queste sono le cose che più detesto. Comunque adesso vado, non direi che ci vediamo direttamente questa sera o al massimo vedo un attimo là. Comunque, come vi dicevo, mi va tantissimo di riprendere mentre che sono là. Ho trangugiato la colazione. Non ho fatto il caffè, non ho tempo, me lo prendo mi sa là, anche se non è buonissimo, e basta, ci vediamo dopo. Lucida il caspita, ma ci dovremmo adeguare così, per un bel po', mi sa. Sono le 7:30 di sera, io ho scordato ovviamente la macchina fotografica a casa, ma che comunque non avrei ripreso come vi avevo anticipato. E niente, sono un po' stanchina. Oggi è giovedì, non so se ve l'avevo detto, domani è l'ultimo giorno della settimana. Domani mi sa che andrò in tuta, sì. E niente, ho reso conto della giornata abbastanza come gli altri giorni, insomma. Sto imparando a fare le chiusure dei cartellini. E praticamente ogni fine mese
Bisogna inserire tutti gli orari che hanno fatto i dipendenti, perché questa per cui sto lavorando è un'azienda grossa che ricomprende tantissimi appalti, sempre hanno anche tanti termini che sento spesso dire dalle persone, dico, eh? Invece ora li sto imparando. Hanno tantissimi dipendenti sparsi per tutta Italia e che lavorano, e quindi bisogna inserire tutte le ore dei dipendenti, confrontarle con quelle che sono già orari inseriti, confrontarle con quelli che vengono inviati da tutti i capocantieri, diciamo. Non so se vi possa interessare, ma io un po' ve lo dico lo stesso. E spesso, insomma, bisogna inserire, non corrispondono gli orari, quindi insomma, bisogna fare un po' di calcoli che, finché mattina, viene anche abbastanza bene i calcoli, non che io sia bravissima, soprattutto a mente. Ma la sera, dopo, insomma, quando sono già le 4 e mezza, 5, che è quasi finita, insomma, la giornata lavorativa, insomma, 12 meno 6, lo stavo facendo calcolatrice. Solo che ho anche di fianco, diciamo, la persona che mi segue, che mi fissa lì, che aspetta che io faccia il calcolo, quindi proprio dei disastri assurdi. Però mi voglio allenare a fare i calcoli più velocemente, soprattutto, insomma, perché io non sono abilissima nel fare i calcoli, ovviamente, proprio delle minchiate, cioè rimango bloccata, poi soprattutto se qualcuno sta lì e mi fissa che aspetta il risultato è ancora peggio, quindi ho usato troppo la calcolatrice nella mia vita. Comunque, a parte quello, e tra poco vado a cena, vi faccio vedere cosa mangiamo, saremo solo io e mamma stasera. E cos'altro volevo dirvi? Niente, io al mattino ho una fame bestia, in mattinata arrivo all'ora di pranzo che sono lì con una fame, e stamattina hanno portato della crostata senza glutine, buonissima, ho mangiato un po' quella lì, e sono solitamente ho appunto della frutta secca e della frutta. Passata l'ora di pranzo, che me lo spappo via tutto il pranzo, e dopo fino, insomma, quando arrivo qua a casa, non ho proprio voglia di, cioè non sento fame, quindi proprio la prima parte della giornata la passo con i crampi alla pancia. Infatti ho aumentato le dosi della colazione, invece poi merenda non sento di avere voglia di farne, e poi magari la recupero dopo cena, mi va del dolcino, quindi più o meno mangio sempre uguale, non è che mangio di meno. Poi per quanto riguarda il fatto di stare 8 ore ferma in un posto, ovviamente comunque non sto 8 ore seduta. E io cerco molto spesso comunque di offrirmi per andare a prendere fotocopie, offrirmi per andare al piano di sotto, perché sono al piano di sopra, a portare delle cose, andare a prendere delle cose, chiedo, volete dei caffè? No, vabbè. Però insomma riesco a muovermi abbastanza, se riesco a stare in piedi, insomma ci sto, invece di stare seduta per forza. E cerco anche di tenere una posizione dritta, perché mi rendo conto, tipo adesso sto molto goffa, io ho la posizione da giocatrice di computer che sta molto goffa, però insomma cerco di tenere una posizione abbastanza dritta al lavoro, perché se no, cioè, io ne esco fuori con la schiena. E poi ci ho pensato oggi, mi è venuto in mente, dato che io ho un'ora di pausa pranzo e in mezz'ora comunque finisco di mangiare, anche prima, ho intenzione di tenermi insomma 20-25 minuti, mezz'oretta, di farmi una passeggiata, tanto sono in una zona industriale, tutto verde praticamente d'intorno, insomma di farmi delle belle passeggiate, così prendo un po' di aria fresca, anche troppo fredda, e poi insomma torno al lavoro, ecco, quindi credo che farò così. Oggi ho fatto solo 10 minuti, perché alla fine ci si perde in chiacchiere all'ora di pranzo, e niente, così ora vi faccio vedere la cena e noi ci vediamo, direi, al prossimo video. Vi ringrazio per aver visto questo. Spero vi sia piaciuto, più o meno saranno così i video d'ora in poi. E niente, alla prossima! Thank you.
Thank you.